Ben ritrovati negli studi di Calabria News 24. Ci ha raggiunto per le nostre interviste Francesco Bilotti. Ben arrivato, Grazie Francesco. Fabrizio. Francesco è socio del SAM, l'Associazione Sicurezza, Autonomia e Mobilità, che si muove nel settore dell'associazionismo appunto sociale, del welfare, per quanto riguarda le persone con disabilità visiva e non solo, anche motoria. E state portando avanti come associazione un progetto con la Regione Calabria, nella fattispecie la Protezione Civile, con l'IRIFOR e l'Unione Ciechi Nazionale. Tra l'altro, Francesco, ricordiamo che il tuo è un cognome altisonante in questo settore perché tuo papà era l'architetto Giuseppe Bilotti, il presidente, già presidente dell'Unione Ciechi della provincia di Cosenza, che è venuto a mancare da poco e che comunque ti ha trasferito questa voglia, questa passione di questo mondo e di fare qualcosa per le persone svantaggiate in questo caso. Raccontaci di questo progetto. Allora, molto semplicemente questo è un progetto che nasce un po' di tempo fa, nel 2008, quando a mio padre gli venne appunto l'idea di creare un progetto di protezione civile utili alle persone con disabilità, in quel caso con disabilità visive. Poi, andando più avanti, è cresciuto sempre di più, ha coinvolto anche persone con altri tipi di disabilità. E il progetto Pitagora e la protezione civile è un progetto che nasce 4 anni fa circa e sono stati creati i primi campi di protezione civile. I campi nascono proprio con l'idea di creare dei protocolli da poi divulgare in tutta Italia, perché appunto il bisogno principale dal quale è nato questo progetto è stata proprio l'idea di mio padre, che è stato beh, in questo settore qui non ci sono fondamentalmente dei protocolli da seguire per comunque aiutare le persone con disabilità. Di conseguenza lì è nato il progetto, è cresciuto sempre di più e ora sta andando avanti. E quest'anno saremo a Isola Capo Rizzuto, che sarà la sede stabile, e abbiamo creato questo progetto in collaborazione con la Regione Calabria, in particolar modo col Dipartimento della Protezione Civile, e grazie sicuramente ai finanziamenti dell'IRIFOR nazionale, che sarebbe l'Istituto di Ricerca e di Formazione e di Riabilitazione dell'Unione Italiana dei Ciechi. Sì, perché comunque per legge, diciamo, anche se non c'è dei protocolli scritti, durante le calamità, appunto, durante le emergenze, le prime persone che bisogna attenzionare sono bambini, donne e persone con disabilità. Purtroppo questo, appunto, per questi motivi non avviene come è successo nei casi di terremoti, quale ricordiamo solo Amatrice. Sì, assolutamente. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro con uno dei responsabili della protezione civile di Isola Capo Rizzuto, appunto per visionare il campo, e lui ci raccontava di queste esperienze, in particolar modo delle esperienze che ha vissuto lui ad Amatrice, all'Aquila, e ci ha spiegato un pochettino come si procede in questi casi qui. Il nostro obiettivo in particolar modo è quello di andare a creare proprio una serie di dinamiche in modo tale da dare la possibilità alle persone con disabilità di abbattere completamente i limiti che possono essere magari che si possono presentare in quei casi, che in particolar modo in quei casi ancora di più, perché proprio le persone con disabilità si trovano con difficoltà ancora maggiori. Naturalmente le barriere, se già le barriere architettoniche nella quotidianità sono una limitazione, in quel caso lo è ancora di più. Tra l'altro c'è anche un aspetto poi psicologico della persona Assolutamente. che cioè, si sente poi in difficoltà. Assolutamente. Guarda, infatti proprio noi all'interno di questi campi facciamo veramente un lavoro meticoloso. Infatti il nostro obiettivo è quello di inserire la persona non vedente in dei contesti propri di difficoltà, ma in modo tale proprio da abituare già la persona a sapersi muovere con autonomia. L'obiettivo principale infatti è l'autonomia della persona disabile.
Facendo queste piccole azioni abbiamo creato proprio un campo con una struttura dove all'interno di questa struttura è stata inserita all'interno di un manuale che è già stato scritto e verrà pubblicato in seguito grazie soprattutto alla collaborazione dell'IRFOR, come dicevo prima, e della Protezione Civile. E questo manuale poi verrà divulgato e pubblicato in modo tale da creare dei veri e propri protocolli. In questo caso la Calabria quindi è una delle primissime regioni che dà vita a un protocollo del genere? Assolutamente, la Calabria in questo caso ha un po' un ruolo da protagonista e da cavaliere in questo progetto. E tutti i progetti che ci sono stati esclusivamente in Calabria per la prima volta. E infatti mio padre in questo caso scelse proprio di utilizzare anche le caratteristiche morfologiche della Calabria, che sono molto particolari, come cioè zone montuose o zone anche di mare. Infatti per tre anni è stato fatto in montagna il progetto per sfruttare questa zona, in modo tale che sono le zone un po' più particolari, diverse da una città, in modo tale che appunto si potevano creare dei veri e propri campi dove si potevano allestire più attività. Invece quest'anno si svolgerà invece al mare, a Isola Capo Rizzuto, e questo campo sarà dal 27 al agosto al 6 settembre si svolgerà. Il campo quindi è aperto solo a quelli del settore oppure a chiunque può anche partecipare? Allora, principalmente i partecipanti del campo sono esclusivamente persone con disabilità visive, principalmente è rivolto a loro. Ovviamente c'è un'attività di volontariato dietro. L'insegnamento di nostro padre, di mio padre e anche per i miei fratelli, intendevo, è stato proprio quello di rendersi sempre utili e fare la differenza nella vita delle persone. Ovvio, è stato un insegnamento che noi ora portiamo avanti. Portiamo avanti perché ci crediamo tanto, no? Perché quando vediamo i cambiamenti che avvengono all'interno dei campi, quando una persona con difficoltà visiva, una persona disabile, grazie a questi piccoli campi riesce a superare delle paure, veramente ti guarda negli occhi e ti dice guarda, grazie, perché magari non ho mai visto come era allestito un campo, una tenda, non ho mai fatto un'attività con i vigili del fuoco in casi particolari. Quelli sono veramente delle cose che ti fanno sentire utile. Sì, perché quelli che sono i vostri progetti, ce ne sono tanti e ne menzioniamo solo uno, che è quello del gruppo subacqueo Palano, dove voi appunto insegnate a non vedenti a fare del sub, addirittura a prendere un brevetto. Non è tanto fine a se stesso, quindi il campo scuola, ma serve proprio a far acquistare anche a queste persone una certa autonomia, ma naturalmente soprattutto una certa consapevolezza anche di potercela fare, insomma, di poter essere in qualche modo autonomi. In conclusione, Francesco, a te vanno anche i complimenti per questo impegno e per questo passaggio di testimone veramente, veramente importante che stai continuando appunto a portare avanti. Cosa ti senti di dire, di rivolgere sia alle istituzioni in questo caso, ma anche alle persone con normalità, mettiamo tra virgolette, a volte anche si sbaglia anche nel linguaggio, a volte sbagliamo anche nel linguaggio, ma alla fine quello. Sì, esatto, ci tengo a precisare una cosa: non è un lavoro solo mio, è un lavoro veramente di un'elite di persone. Veramente siamo tante persone che lavoriamo costantemente per veramente creare sempre di più un qualcosa di grande. E io sono una piccola parte della catena, sicuramente. E quello ovviamente che il messaggio che ci tengo sicuramente a rivolgere all'istituzione, anche al pubblico, è proprio quello di praticare, veramente di conoscere. Veramente grazie alla conoscenza proprio si può creare, all'interno del manuale c'è scritto conoscere può solo conoscere può aiutare per conoscere bisogna operare.
È proprio questo, che grazie a queste piccole azioni si può sempre aumentare sempre di più i propri livelli di cultura. Molte volte sono le persone all'interno delle associazioni che ci chiedono di formare i loro operatori. Mi ricordo appunto l'anno scorso che c'erano delle persone del pronto soccorso che ci dicevano: guardate, noi effettivamente non sappiamo come operare con delle persone con disabilità, e noi quello che vogliamo fare è proprio quello di creare magari una partnership per anche capire come possiamo appunto metterci in relazione con una persona con disabilità, perché molte volte non si sa come fare, ma è più semplice del previsto. Quindi quello che è realmente il messaggio che voglio mandare è proprio questo. Se chiunque voglia partecipare come volontario o come partecipante è benvenuto, perché veramente sono delle esperienze uniche e veramente che fanno tanto la differenza nella vita delle persone. Grazie, sicuramente Francesco, e noi non smetteremo mai di ripetere, continueremo a ripetere che da abbattere non sono le barriere architettoniche, ma quelle culturali e mentali, perché veramente questa società possa essere una società inclusiva per tutto e per tutti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Fabrizio.